temi come Ezra Pound, questo poeta dalle vicende politiche un po' discutibili, se volete, ma anche grande poeta, bisogna riconoscere, un poeta difficile, peraltro, che ha dedicato, credo che sia forse l'unico poeta, che ha dedicato una poesia all'usura. E vorrei leggervi proprio alcuni versi perché sono quasi il commento al nostro versetto 36 e a questo tema giubilare. Usura soffoca il figlio nel ventre, arresta il giovane amante e cede il letto a vecchio decrepito. Questo, com'è vera questa cosa, nostri, questi scambi sessuali che la donna viene costretta a fare perché questa violenza che l'usura comporta in sé, al di là della questione strettamente economica, una violenza sulla libertà, appunto, si frappone fra giovani sposi. Usura arrugginisce il cesello, usura arrugginisce arte e artigiano, tarla la tela nel telaio, si priva lo scalpello della pietra, non hai più la materia del lavoro, il tessitore del telaio. Con l'usura la lana non giunge al mercato e le pecore non rendono. Peggio della peste è l'usura. Il giubileo che abbiamo esaminato finora, come vedete, con lo suo realismo anche, è anche un appello, dicevo, di grande orizzonte, ma come avete sentito, non è poi un appello così remoto. È un appello profetico che parla anche ai nostri giorni. Grazie. L'usura di Ezra Pound. Ecco a voi perché è stato rinchiuso in manicomio criminale a Pisa. Non c'entra nulla, fascismo, non fascismo. Questi sono i veri motivi. Ha semplicemente detto la verità su dove e come sta andando il mondo. Ciao da Mario.